Il Real Giulianova ritrova l'appuntamento con vittoria e tre punti, finisce 2-1 con il Sant'Arcangelo, vittoria costruita con un inizio di match micidiale e poi con una rinnovata capacità di gestione della gara. Ospiti senza Cascione, con mister Galloppa squalificato ed in tribuna, Real Giulianova che ritrova Tozzi Borsoi dall'inizio, Stallone sceglie Mangia Casale nell'11 di partenza, Torelli in panchina e De Fabritis fuori per un risentimento muscolare. Arbitra Domenico Castelloni della sezione di Napoli. Cronaca, parte fortissimo il Real Giulianova, al primo minuto azione personale di Di Paolo sul destro, la palla finisce a Tozzi Borsoi, il tiro è alto sulla traversa. Quarto minuto, arriva il vantaggio giallorosso, Forò lavora un bel pallone al centrocampo, l'imbucata per la corsa ed il destro di Mangia Casale che batte Battistini, è 1-0 Giulianova. Passano solo 5 minuti, arriva anche il secondo gol, Antonelli riceve palla sulla tre quarti, alza la testa e lascia partire un destro in corsa che si insacca all'incrocio dei pali. Piove sul bagnato per il Sant'Arcangelo, Corvino, fallaccio a palla lontana su Antonelli, rosso diretto. Ventesimo per il Sant'Arcangelo, ci prova Blori col sinistro su calcio di punizione, palla di poco alta sulla traversa. 22esimo, accorcia le distanze, la squadra ospite 5 dal sinistra, supera Del Grosso che lo stende, rigore. Dal dischetto Falomi non sbaglia e fa 2-1. Con l'uomo in più continua però ad attaccare il Giulianova, Di Paolo ci prova la deviazione, trova Battistini, bravo a deviare in calcio d'angolo. 29esimo ancora Di Paolo, pericoloso sulla conclusione, reclama il rigore la squadra di casa. Un minuto dopo, altro reclamo, Antonelli da sinistra lavora un bel pallone sull'intervento della difesa, reclama ancora il fallo di mano il Real Giulianova, Castellone dice però ancora di no. 35esimo corner di Forò, arriva Ferrini, è distinto la risposta di Battistini. Secondo tempo, continua ad attaccare il Giulianova che prova a controllare la partita, al quinto cross dalla destra di Tozzi Borsoi, Di Paolo è tutto solo nell'area di rigore ma mette fuori incredibilmente. Al nono ancora dalla destra il Real Giulianova, Del Grosso trova la testa di Tozzi Borsoi, conclusione centrale. È solo Giulianova con il Sant'Arcangelo che prova ad agire solo in velocità, al 21esimo ancora Federico Del Grosso dopo un buon fraseggio giallorosso la mette per Tozzi Borsoi, destro, ancora centrale, blocca Battistini. Seconda parte di ripresa in pieno controllo del Giulianova, al 45esimo ci prova Fabrizi, conclusione ancora alta sulla traversa. Dopo 4 minuti di recupero Castellone dice che può bastare così e manda le squadre negli spogliatoi. Giulianova sotto la curva per gli applausi e Sant'Arcangelo che paga decisamente l'uomo in meno per gran parte della gara e l'avvio decisamente da incubo. Mister, allora avete attaccato molto nel secondo tempo ma poche conclusioni, partiamo dalla fine, poi vediamo il primo tempo. Sì, partiamo dalla fine, ha detto giustamente che abbiamo attaccato molto, abbiamo tirato poco, però con un uomo in meno abbiamo anche fatto un po' più fatica a gestire tutte le situazioni. Devo comunque fare i complimenti ai ragazzi perché nonostante tutto, nonostante l'uomo in meno, non si è vista una grossa differenza sotto l'aspetto del gioco e dell'aspetto fisico, atletico, tecnico. Sono stati veramente in gamba, devo fargli i complimenti per questo. Ai 10 minuti iniziali stavate ancora negli spogliatoi, come si dice, una frase abusata. Sì, oppure i tiri sono stati imparati? I gol sono nati su due errori clamorosi nostri, il primo del nostro esterno basso che si è fatto sfilare dietro dal vostro attaccante e il secondo gol è nato da un errore per una palla persa a centrocampo. Sono errori che noi paghiamo spesso perché
La nostra filosofia è quella di ottenere i risultati attraverso il gioco e di conseguenza tentando sempre di proporre un gioco propositivo, a volte si rischia un po' di più. Il Giulianova che si aspettava, lo sapeva così? Lo conosceva? Sì, sì, l'aveva sì. Visto? Sì, no, visto no, abbiamo visto qualche servizio delle partite precedenti, sì, però l'ambiente, il clima, la squadra, conoscevamo alcuni giocatori. Sapevamo che era un inizio di partita sicuramente così. Presidente, 100 partite con il Giulianova, in pratica lei è presidente da quando il Giulianova finora ha disputato 100 partite. Sì, oggi è stata per me una sorpresa perché non avevo fatto questo conteggio e Luigi è stato gentilissimo e mi ha dato questa targa. Per me è un'esperienza bellissima quella col Giulianova, quindi oggi sapere questa cosa qui mi ha reso tanto felice. Parlando con Luigi ho detto che ho 100 presenze con il Giulianova e fortunatamente fino adesso abbiamo poche sconfitte. In 2 anni e mezzo avremmo perso 5-6 partite, penso. Quindi speriamo di tenere alta questa media nel futuro. Per oggi sono felice perché la squadra ha fatto un'ottima prestazione, i ragazzi hanno dato l'anima, quindi insomma cercheremo di rimontare la classifica perché nelle ultime giornate purtroppo avevamo avuto un trend negativo, quindi adesso recupereremo in settimana gli altri due ragazzi che erano indisponibili oggi, che erano Torelli e De Fabrizis, e niente, ce li andremo a giocare a Savignano. Come abbiamo fatto oggi con uno spirito combattivo. Mister Stallone, sull'economia e sulla vittoria di questa partita, il grande inizio di match, questo 1-2 è stato davvero micidiale. Sì, noi volevamo vincere a tutti i costi questa partita perché questa squadra stava dimostrando nelle partite precedenti che i risultati che erano arrivati non erano giusti, non erano obiettivi. Questa squadra merita molti più punti in classifica di quelli che ha raccolto. Abbiamo avuto un periodo fortunato, tutto ci ha girato male, tutto è andato male. Oggi la squadra voleva a tutti i costi vincere questa partita per dimostrare quello che di buono sta facendo, e devo dire che l'inizio è stato veemente. Poi dopo l'inizio, dove si abbia fatto sto 1-2, permettetemi, oggi abbiamo creato una quantità industriale di palle gol, chiaramente non chiudendola, e al primo errore abbiamo preso gol, poi un pochettino subentra un pochettino di tensione o meno. Potevamo forse fare anche un pochettino più di giropalla perché poi dopo loro sono rimasti in 10, quindi questo ci ha favorito, però al di là di tutto calcisticamente non c'è stata mai partita, cioè siamo stati sempre padroni del campo. È chiaro che se questa squadra avrà la fortuna, la possibilità di fare qualche punto in più, secondo me mentalmente si sbloccherà e determinerà sicuramente un futuro che si merita, perché questi ragazzi secondo me stanno facendo benissimo. Ci mancano solo i punti e quindi chiaramente i punti condizionano tutti, condizionano l'ambiente, condizionano i ragazzi stessi, però questi ragazzi secondo me meritano un applauso perché oggi secondo me hanno fatto una partita bellissima. In ogni caso, se uno fa il tifo per il Giulianova può essere solo orgoglioso della bravura di questi ragazzi che ho e che ho la fortuna di allenare.